Carissimo, bentornato subito così alla grande con una puntata speciale, che non ci dispiace, insomma, la definizione, come puoi immaginare, ma una puntata speciale che è stata un insieme ieri sera di altre puntate di Report, ma che comunque ha funzionato e come. Siffrido, abbiamo fatto quasi sei con puntate, argomenti visti tre volte, contro una fiction che fa il 30-33% la partita, contro anche altre realtà che andavano in onda con materiale originale, la 7, Rete 4, tuttavia siamo stati la terza rete, abbiamo incassato, comunque siamo stati la terza rete dopo Rai 1 e Canale 5, quindi abbiamo contribuito al prime time della Rai, ecco, questo ci fa felici. Era terra, acqua, fuoco e aria, allora riporta, aria, sì, ritorna Siffrido, raccontaci un po' la nuova stagione e anche poi la puntata di ieri che comunque, avendo tu scelto i momenti da rivedere, evidentemente sono momenti che non sono certo scaduti. Parlaci un po'. Non sono scaduti perché lo vedremo nella prossima serie che cominceremo alla fine di marzo, torneremo alla fine di marzo, e dove proprio torneremo sulla vicenda dei rifiuti in Campania, no? Si parla tanto di transizione ecologica, energetica, si parla di un mondo più verde. Cominciamo intanto a saldare i conti col passato, che ce ne sono tanti e tanti siti ancora inquinati che non sono stati mai bonificati. E poi c'era il dossier all'Italia sul tavolo, perché quello è un discorso importantissimo, perché noi rischiamo veramente che tra pochi giorni l'Italia non ci sarà più. Le responsabilità vanno cercate negli anni passati e in tutti i governi, perché c'è stato quello più assistenzialista, quello più sprecone, quello che ha consentito invece alle amministrazioni straniere come quelle di Etihad di saccheggiare una compagnia di bandiera. E poi quella che potrebbe essere, invece siamo andati a rivedere un pezzo sul pesce, che potrebbe essere il Lago Vittoria, bella inchiesta anche quella, che è interessante, fatta benissimo, anche voglio dire con sprezzo del rischio oltretutto, no Siffrido? Perché non è che sono posti comodi. Dei luoghi... Esatto, che è un po' lumido andare a chiedere prendere certe informazioni. Tieni presente che c'è anche un'altra questione, che quella dei batteri resistenti agli antibiotici potrebbe essere la causa delle nuove pandemie ben più tremende, perché bisogna vigilare su questa cosa. Fate attenzione, è un warning che dobbiamo accendere su questa vicenda. Noi già in Italia, ti ricordi che ne parlammo all'inizio di questa pandemia, siamo il paese che conta più morti in assoluto per quello che riguarda le morti per batteri, infezioni di batteri resistenti agli antibiotici. Ecco. E siccome non abbiamo ancora applicato il piano nazionale contro l'antibiotico resistenza, e c'è una parte che addirittura l'Europa non ha proprio mai preso in considerazione, che è la parte che riguarda per esempio il mare, l'uso degli antibiotici per i pesci, pesci d'allevamento che consumiamo sempre di più. Sì, aggiungiamoci proprio questo, scusami Siffrido, il pesce in generale, così, in assoluto, è visto come un alimento sano, no? Ed siamo d'accordo, è un alimento sano, a patto che sia buono, è chiaro, a patto che sia buono, anche il pesce può essere, e più ancora della carne, forse, può essere invece un vettore di patologie, naturalmente. Assolutamente, se è buono è ottimo, è la prima scelta per mille motivi, ma se non lo è, stiamoci attenti. Tieni presente questo, che noi possiamo veramente in questo caso indirizzare il mercato, anche perché in questa vicenda non hanno fatto nient'altro che mettere i vizi, le perversioni che sono state usate negli anni, gli errori che sono stati commessi nell'uso degli antibiotici, nell'uso degli
dei grassi, anche nell'alimentazione dei nostri ragazzi, hanno pensato bene di trasferirli ai pesci, li hanno vietati ai ragazzi, hanno confezionato delle diete più sane, poi dopo invece vai a condizionare quello che mangi, perché se tu riempi di grassi il pesce per farlo sviluppare più velocemente, per risparmiare, e poi te lo mangi, quei grassi che non metti più nella dieta normale te li prendi attraverso il pesce. Ieri abbiamo fatto proprio vedere cosa accade quando apri un pesce d'allevamento rispetto a un pesce pescato in mare, soprattutto un pesce della allevato in Grecia, dove usano ancora di più queste sostanze, insomma. Sì, queste cose turbano. Allora, un'altra cosa, poi ti lasciamo, Siffrido. L'ultima cosa, poi ce la dai rispetto alla stagione. Una stagione che si riapre per Report, quindi credo che ci sia qualcosa che potresti anticiparci. Beh, noi intanto, guarda, noi ti ho detto che cominceremo a fine marzo, in questo momento sta andando in onda presa diretta, torneremo con delle grandissime novità per quello che riguarda l'intreccio delle finanze vaticane, torneremo a parlare del piano pandemico, torneremo a parlare di mafia, perché l'inchiesta che abbiamo fatto sulla mafia, sulla trattativa Stato-mafia, è stata un'inchiesta che ha fatto molto scalpore ed è stata molta attenzione. Continueremo ad avere lo sguardo di sempre, questo potete contarci, insomma. Certamente, io qua ho il patto, Siffrido Ranucci con Nicola Biondo, la trattativa fra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato, la strage di Capaci, è in assoluto proprio, come ha detto Siffrido, proprio la trattativa fra Stato e mafia, ed è un libro che trovate nelle librerie e ovunque, firmato proprio da Siffrido Ranucci. Siffrido, grazie, buona stagione, grazie voi, contiamo grazie di risentirti a tutti nelle prossime settimane. Radio, ascoltatori. Ciao Siffrido.